Santo Padre cosiddetto, io non metto niente, però voi fate rispettare le regole di questo Stato e di questa città, perché noi stiamo con un colpo di Stato permanente da parte del signor Bergoglio. Sono mesi, anni che noi ci abbiamo la Bergoglio, è venuto il sindaco a dire qui intervistato, è andato sul giornale Corriere della Sera, ha riportato che lui non fa niente, perché quando gli ho detto che a patti lavori in maniloquente il Giubileo c'era da togliere questo schifo che noi ci abbiamo, gli insediamenti con le tende, ha detto attaccando le braccia, ma sono sotto la pressione, sono sotto la protezione del Santo Padre, capito? Quindi è andato anche sul giornale, appunto. Però non mette in pericolo il suo fisico, non si avvicini troppo ai signori. No, io mi avvicino quanto mi pare e qualcuno mi deve proteggere, perché se no, perfetto, e non deve proprio succedere che c'è uno che mi insidia, capito? Va vicino e mi dice cosa devo fare. Perfetto, benissimo, ma occasionalmente, perché c'è un'occasione che bisogna sgomberare tutto, sì, sto facendo dei video, sì, perché poi andiamo di nuovo sul giornale, col sindaco di Roma che dichiara che lui prende ordini dal Santo Padre, cosiddetto, chiaro? Andiamo, sì, è un giornale. Hai tu non abbia le cose, non sul nostro cuore, ci detta legge un po' di stare altri, ma vuol dire che cosa? Lei è una delle residenti? Sono residente qui da 12 anni. Ecco, ma quindi vivete una costante paura, perché ci sono persone che vivono accampate sul territorio che specifichiamo non è quello Vaticano del Coronato, no, ma anche fuori, extra territorio. Guardi, io onestamente non parlerei di paura, nel senso che queste persone sono persone che vivono nel disagio, quindi fermo restando che c'è la massima solidarietà, perché nessuno vuole vivere in queste condizioni. Il problema qual è? Che il degrado, la gente, o meglio le istituzioni lo vedono, ma lo ignorano, si voltano dall'altra parte. Consideri che questa zona è una delle zone in assoluto più costose di Roma per affitti e per valore degli immobili, e noi viviamo in una condizione di estremo degrado che neanche in periferia, senza nulla togliere dalle periferie. Questo perché? Perché purtroppo c'è questo bivacco di queste persone per le quali uno empatizza, perché nessuno gli vuole del male, ma nel contempo vivono veramente in mezzo alla strada e utilizzano le strade come dei bagni pubblici, e questa è una condizione costante. L'unico momento in cui c'è una finta parversa di qualità delle strade è quando ci sono eventi legati al Papa, arrivano le istituzioni, chiudono le strade per noi residenti che non possiamo più parcheggiare, e tolgono questi disgraziati per due giorni facendo finta che c'è una situazione normale, quando si vive in un degrado costante. Lei mi diceva è tornata da Fiumicino, sì, ieri l'altra sera. Lunedì sera sono orientata dall'aeroporto di Fiumicino per cercare parcheggio, ho parcheggiato qui in via dei corridori, quindi pieno centro, e ho trovato una persona che defecava esattamente lungo la strada. Ma voi avete fatto delle segnalazioni? Io continuo a richiamare i vigili, io chiamo costantemente, addirittura gli ho fatto anche un esposto ai vigili, sono dovuta arrivare a tanto. Quando poi alla fine 10-15 persone chiamano, fanno qualcosa, ma è qualcosa che dura mezza giornata. Io adesso la invito ad andare più avanti, in via dei corridori, davanti all'ambasciata di Armenia, c'è un senza tetto, che è uno sbandato, purtroppo alcolizzato, quindi tutti la sera sono, è anche, sono anche aggressivi, ecco, che bivacca, quindi abbiamo paura, è per quello che parlavo di paura, ecco, signora, perché la paura è quando purtroppo alcuni di questi esagerano e non si controllano, ovviamente non è che sono criminali di natura, ma se molti vivono... non sono, sono pluripregiudicati, guarda, ci credo, lo so, io parlo della mia esperienza personale. Io tendo anche a empatizzare perché sono senza tetto, però il discorso è che non può diventare una succursale della stazione, e mi creda che già in stazione è gravissimo che arrivino gli stranieri e vedano queste condizioni, a maggior ragione davanti al pieno centro. Di quartiere mi diceva che il sindaco è venuto, ha allargato le braccia come a dire, sì, non posso fare niente, non lo so, io... cioè, le istituzioni, quelle, sì, ma il problema, principali, dire, cosa dicono? Ma posso, ma fanno se le il segnalazioni? Sindaco di Roma come ha fatto ed è andato a finire su un articolo registrato da un presente?
niente, non per derelato, voglio dire, riportato le parole del sindaco Quartieri, che alla mia domanda di togliere le tendopoli perché oltre ai lavori del giubileo ha allargato le braccia perché accanto aveva Monsignor Fischelli e ha detto: ma sono sotto la protezione di Papa Francesco. No, ma questa cosa però non è la prima volta che la sento dire, perfetto. Cioè, nel senso, io ho chiesto anche le cose perché ai portieri storici dei palazzi di Via Conciliazione e loro dicono che hanno le mani legate perché tutto questo territorio è fondamentalmente del Vaticano e il Vaticano vuole che non gli si tocchino le persone che vivono qua. Ma questo è stato italiano, questo è stato italiano, quindi noi abbiamo un colpo di Stato, voi non vi rendete conto? Io lo dico, sto facendo quello che riportano. Un capo di Stato estero, lei sta registrando, vero? Un capo di Stato estero che detta le regole a uno Stato democratico, quindi è un colpo di Stato, un tentativo di colpo di Stato. Questa cosa, vede, arrivano là. Qui c'è uno, vuol dire, sto parlando, uno con una panza così. Ed, anni fa, siccome d'estate faceva caldo, stava qui con un materasso buttato qui in mutande. In mutande, non in pantaloncini, in mutande. Io sono scesa, ho chiesto ai militari, sono delle ragazzine qua che giocavano, io avevo qua, quella è la finestra della mia camera da letto, gli ho detto fatelo rivestire immediatamente. E è venuto giù col telefonino, mi ha fatto, il militare è venuto e dice si deve rivestire, chi è sta stronza? Ti metto su internet, su Facebook. Cioè noi siamo taglieggiati da questa gente.